Benali, allora si avvicina questa gara fondamentale con il Novara, una partita importantissima, probabilmente la gara più importante della stagione. No, della stagione non lo so, perché forse finora sì, però della stagione è ancora presto a dire. Però sicuramente è una partita che vogliamo vincere, dobbiamo vincere, e quindi cercheremo di fare tutto per portare a casa i 3 punti. Una partita da vincere per voi, per la classifica, per i tifosi, ma anche per Zeman? No, per Zeman non lo so, sono tutti da vincere. Io su questo non posso commentare, io dico solo per la squadra ci tiene a fare bella figura, vuole vincere, giustamente pure per i tifosi, per la società e anche per il mister. Torniamo un attimo alla gara di Cesena, cosa è accaduto in quel finale di partita del Manuzzi? 2 volte in vantaggio, poi questi gol presi nel giro davvero di pochi secondi, perché? Sì, purtroppo è capitato spesso quest'anno, forse 4-5 volte che siamo in vantaggio e l'avversario ci riesce a riprendere. È una cosa forse mentale che dobbiamo migliorare, stiamo allenando per questo, però sicuramente qualcosa ci manca. Manca qualcosa, e poi questa squadra che continua a non riuscire a proporre, se non a sprazzi, il gioco che vorrebbe Zeman. Però a Cesena nel secondo tempo avete offerto una prova sul piano del gioco sicuramente convincente. No, questa è una domanda da fare a mister, io cerco di fare quello che mi chiede, e poi forse i giornalisti o gente fuori vuole vedere altro, quindi io posso fare solo quello che mi chiede lui e basta. C'è però paura nell'ambiente con questa classifica, siete praticamente in zona play-out, nel giro di poche settimane la squadra ha perso molte posizioni in classifica, voi siete preoccupati? No, guarda, meno male quest'anno la classifica è molto corta, quindi con due vittorie di fila arrivi subito alla zona play-off, però noi in questo momento non stiamo guardando questa possibilità, noi guardiamo solo sabato, vogliamo vincere, come l'ho detto prima, e tiriamoci fuori questa situazione. Certo, un'altra cosa proprio per chiudere, tempo fa il presidente ci disse che ti voleva rinnovare il contratto, no? Per altri 5 anni, ne avete mai parlato, anche col tuo agente si è parlato di questa cosa, e se se ne parlasse saresti contento? Sì, abbiamo parlato, però come l'ho detto prima, guarda, forse la situazione di come siamo messi in questo momento non è nemmeno il momento di parlare, quindi io ho parlato con questa possibilità con il presidente, perché lo stimo tantissimo, lui anche, penso che mi vuole bene, la società mi vuole bene, io qui sono sempre stato bene questi 2 anni. E quindi si parlerà, si vedrà quello che sarà la soluzione migliore.